seconda puntata sul principio di eguaglianza e sentenze della Corte Costituzionale. Nella prima abbiamo visto come funziona più o meno il principio di eguaglianza formale, adesso vediamo come funziona il principio di eguaglianza sostanziale, il quale dice che la Repubblica, e quando la Costituzione dice la Repubblica intende tutti gli apparati pubblici, per cui Stato, regioni, comuni e così via, ha un obiettivo, ha un compito, ha un dovere, deve rimuovere le cause della diseguaglianza di fatto. Non ci si può nascondere dietro alle finzioni, la maschera, la persona giuridica è una finzione, ma dietro la persona giuridica ci sono situazioni molto diverse e queste possono costituire un handicap o, come dice la Costituzione, possono ostacolare la realizzazione della persona e il godimento dei diritti da parte delle persone. Questa è la base dello Stato sociale. È proprio per il motivo che esiste la disuguaglianza che lo Stato sociale è stato eretto nella metà del Novecento come parte importante delle Costituzioni dell'epoca. Stato sociale vuol dire servizi pubblici, vuol dire prestazioni pubbliche e vuol dire di conseguenza assistenza sanitaria, assistenza sociale, educazione pubblica e così via. Sono tutti motori che dovrebbero promuovere un avvicinamento delle condizioni di vita. Questo era il grande sogno degli stati democratici, trascritto nelle Costituzioni, è entrato in crisi alla fine degli anni 70, e quando iniziò quello che si chiama la crisi fiscale degli stati. Negli stati sociali vige il principio di sovranità universale, di suffragio universale, scusate, il che significa che tutti vanno a votare, tutti hanno diritto di voto più esattamente, e di conseguenza il Parlamento che fa le leggi è dominato, dovrebbe essere dominato, dalla rappresentanti della maggioranza di non abbienti, che evidentemente favorisce una politica di avvicinamento sociale, di redistribuzione della ricchezza. E questo significa tassazione. Come si redistribuisce la ricchezza? Lo si fa togliendo a chi ha di più e dando a chi ha di meno servizi sociali. Così si tende a riequilibrare le sorti inique della nascita. Anche stati tradizionalmente liberali e liberisti come gli Stati Uniti hanno avuto periodi di tassazione elevatissima, dalla crisi del 29 fino all'arrivo di Reagan, per cui fino alla metà degli anni 70, prima per la crisi, poi per l'armamento, poi per la guerra, poi per la guerra fredda, e poi per l'American Challenge nei confronti dell'Unione Sovietica sulla corsa degli armamenti e così via. La spesa pubblica americana è stata talmente elevata che la tassazione sui redditi più elevati è arrivata al 92%. E questa era anche la situazione dei paesi scandinavi, che erano quelli infatti che governati da partiti socialdemocratici avevano spinto per una politica sociale ovviamente molto costosa e quindi molto redistributiva e quindi molto pressante sui redditi più elevati. Un bel giorno, per una politica di accordi finanziari, i mercati finanziari si sono aperti, la libera circolazione dei soldi è stata garantita per alles, e questo ha significato che i capitali si sono trasferiti nei paesi dove c'era meno tassazione, possibilmente in paradisi fiscali, e di conseguenza gli stati si sono trovati senza soldi.
senza la possibilità di puntare sulla tassazione. E questo ha comportato la crisi fiscale degli stati e quindi una politica di tagli. Noi siamo stati dominati negli anni 90, nel primo ventennio degli anni 2000, da una rincorsa tra gli stati a chi offriva ai capitali finanziari delle condizioni economiche migliori, cioè bassa tassazione. E questo ha significato naturalmente riduzioni di tutti i servizi sociali. In qualche modo il principio di uguaglianza sostanziale è stato limitato, ha avuto dopo decenni di progressi un forte regresso. Ma il principio di uguaglianza sostanziale ha anche una sua applicazione nella giurisprudenza della Corte. È sempre legato al principio di uguaglianza. E innanzitutto ha una sua evidente ripercussione sul tipo di legislazione. Mentre l'eguaglianza formale spinge, premia una legislazione fatta per norme generali astratte, cioè quelle che cominciano dicendo chiunque o ognuno, eccetera, tutti. L'eguaglianza sostanziale agevola le cosiddette azioni positive. Le azioni positive sono delle leggi che vanno a premiare certe situazioni, a sostenere certe situazioni, a privilegiare la promozione di quella parte di società che è meno fortunata. Ogni qualvolta si trovi di fronte a una situazione di discriminazione di fatto, lì si legittima un intervento con un'azione positiva. Tipico, e beh, nasce proprio storicamente da questo, sono le azioni positive a favore delle donne. Se sono sottorappresentate in Parlamento, sono sottorappresentate nella direzione delle imprese e così via, ecco che scatta una norma che tende a privilegiare la donna a parità di condizioni con l'uomo. E tipiche sono le borse di studio o gli sconti sulle tasse universitarie, sono tutte norme che rompono l'eguaglianza formale. Tutti gli studenti sarebbero uguali. Però l'azione positiva favorisce gli studenti che vengono da famiglie meno abbienti, vengono da lontano, sono fuori sede e così via. Sono tutte situazioni che rompono la maschera fittizia, la persona, e guardano dietro alla disuguaglianza di fatto. E quindi noi siamo pieni di azioni positive. Cominciamo a dire le situazioni di differenziazione sociale in Italia incominciano ad essere geografiche, il sud ha delle politiche premiali che il nord non ha, sono generazionali, i giovani, gli imprenditori giovani per esempio sono premiati rispetto agli altri, sono basate sul sesso, le donne sono privilegiate come imprenditrici giovani meridionali ed è chiaro che questo crea una legislazione che viola palesemente il divieto di discriminazione, ma perché il divieto di discriminazione guarda in negativo a ciò che viene tolto alle persone, mentre le azioni positive guardano agli interventi mirati a promuovere l'eguaglianza sostanziale. È chiaro che questo tipo di legislazione si porta dietro una continua richiesta di estensione dei benefici. Se c'è un beneficio riservato a una certa parte della società, la prima domanda è perché io no? Perché io non posso accedere? E di conseguenza la mia reazione è quella di cercare un appiglio per dire estendi il beneficio anche a me. Voglio entrare anch'io nella categoria delle persone premiate da questa azione positiva. E qui scatta naturalmente il solito giudizio di ragionevolezza.
Vedete, c'è un elemento in più che si aggiunge al normale giudizio ragionevolezza. Non si tratta soltanto di vedere se dal punto di vista della ratio legis, dell'interesse che si vuole premiare, è giusto o meno discriminare. Si tratta di vedere anche se la misura legislativa è congrua rispetto al fine. Tu mi stai costruendo una macchina legislativa che vuole raggiungere un obiettivo, premiare, un diritto premiale, un'azione positiva. Ma è congrua, cioè quello strumento è sufficiente, è adeguato a quel fine. Perché se non è adeguato, allora è chiaro che è soltanto discriminatorio. È un privilegio dato così, ma che non è giustificato dalla congruità rispetto al fine. Ragionevolezza, congruità del mezzo al fine, uguaglianza, estensione dei benefici. Tutto va nella direzione dell'estensione dei benefici, perché io agisco, è la logica del giudizio incidentale, di fronte a un giudice ordinario e al giudice ordinario chiedo, voglio accedere anch'io a quel contributo. Il giudice ordinario mi dice, c'è interesse perché effettivamente chiedere soldi è un tuo interesse, secondo me hai ragione, sei ingiustamente discriminato rispetto a quell'azione positiva e di conseguenza sollevo l'eccezione alla Corte. Ma la Corte impugna che cosa? Impugna la legge, ma non impugno perché dà soldi agli altri ingiustamente, l'impugno perché non dai soldi anche a me. E quindi chiedo un'estensione del beneficio. Vedete, tutto porta a aumentare la spesa pubblica. E questo significa che la Corte Costituzionale, se accetta la mia domanda, dichiarerà illegittima la legge. Attenzione, perché se noi ragionassimo con le semplici sentenze di illegittimità, questo vorrebbe dire che la Corte dichiara illegittima la legge che prevede le provvidenze, e a questo punto il risultato non sarebbe a mio favore, ma sarebbe a sfavore degli altri, che di conseguenza si arrabbierebbero con me. Gli altri, che non sono neanche parte del processo, subirebbero un danno, ma è la mia domanda quello che guida la risposta della Corte. La mia domanda è, vorrei anch'io avere quei contributi. E allora le sentenze della Corte hanno questa loro funzione additiva, aggiungono, nel senso che dichiarano illegittima la legge, e la formula di diritto è, nella parte in cui non prevede che può essere, non prevede che in caso di nascita di bambino il padre possa stare a casa al posto della madre quando la madre è impedita. Ecco, vedete, comincia a essere una lunga spiegazione di dove sta la violazione del principio di uguaglianza. Quella è una classica azione positiva, che premia le donne madri. E nessuno le contesterebbe. La Corte, di fronte alla mia contestazione che voglio fare l'uomo padre, può solo dire, hai ragione, e io ti dichiaro illegittima la legge, aggiungendo qualcosa. Additiva vuol dire che aggiunge una norma nella parte in cui non prevede che anche una certa fattispecie, il padre che bla bla bla, possa accedere a quel contributo. Il risultato è che la spesa pubblica si estende naturalmente, questo è ovvio. Ma le leggi restano in piedi. Le leggi non è che vengono dichiarate illegittime e non sono più occupate, e non sono più applicate. Le leggi restano in piedi, restano in vigore, si aggiunge un certo qualcosa, una norma nuova, un nuovo riconoscimento di applicazione di quella legge. È interessante questo meccanismo e questo occupa, se dovessi dare i numeri, una percentuale superiore al 50% delle sentenze della Corte emanate nel giudizio incidentale. Moltissime sentenze
sono sentenze che non toccano il dispositivo, la disposizione della legge, ma aggiungono una norma. Questa è l'ultima indicazione, suggerimento di chiave di lettura. Uno degli strumenti fondamentali per orientarsi nella giurisprudenza della Corte, nello studio della spiegazione della giurisprudenza della Corte, parte dalla distinzione tra disposizione e norma, che è fondamentale. La disposizione è il testo, l'articolo della legge, la legge, la norma è il significato, è quello che ne ricava l'interprete, via interpretazione. La disposizione è una cosa, la norma è un'idea. E come vi dicevo in puntate precedenti, il giudice impugna una cosa, la disposizione, per la norma, a causa della norma che ne ricava. E quindi impugna la legge nella parte in cui non prevede che anche Roberto Bin possa stare a casa a allattare il bambino. Sono anche divertente, devo dire. Forse no, per il bambino. Quella è la norma. Ed è il giudice che dice alla corte qual è la domanda ed indica la strada dell'adizione. È il giudice che, guardando il caso specifico, Roberto Bin che fa una domanda, e gli risponde, e quel caso, quella domanda viene trasportata nell'ordinanza e diventa il verso dell'adizione, cioè la domanda che il giudice porta alla corte, invitando a addizionare alla disposizione una norma che attualmente non c'è. E se la corte accoglie la proposta del giudice, ecco che avremo una sentenza che dichiara illegittima una disposizione perché ci manca una norma. Addizione, una norma nuova. È quello che si chiama, da un lato, l'obbligo del giudice remittente di indicare il verso dell'addizione e dall'altro questa idea che la Corte ha sempre, difeso, di una Corte che non si inventa nulla. È un qualcosa che manca nel campo di applicazione di quella legge. Tanto è vero che la metafora inventata da Crisafulli era le rime obbligate, le rime baciate, è come se tu trovassi una poesia in cui manca una parola finale di un verso, tu sai qual è quella parola, perché da lì la rima è obbligata. E allora la Corte trova una mancanza nei significati che derivano da una disposizione e li aggiungi perché è il giudice che li indica il verso dell'addizione. È molto affascinante questo, è anche molto interessante perché vi dà l'idea di quanto dinamica sia il rapporto tra giudici e corte e di quanto produttiva sia la giurisprudenza costituzionale. Produttiva anche il debito pubblico, ma questo è un altro problema. Arrivederci.